Uscita 3. Buongiorno. Oggi siamo in metro. Dal buongiorno dalla metro. E stamattina stiamo un po' di corsa. Abbiamo già fatto 8000 giri e alla fine abbiamo deciso di andare a Itaewon perché non l'avevamo ancora vista, ci eravamo soltanto passati in macchina, quindi metro. Tanto c'è l'uscita proprio Itaewon, che è questa qui. Oh, complimenti a mamma, dai, pure a te. E uscita questa qui. Credo si vada da questa parte. Non lo so, adesso vediamo un po' in giro. Che strano questi vicoli. Stiamo scendendo giù da una delle strade sopra. Stiamo cercando un posto dove mangiare, ma non sappiamo dove andare. Più che altro perché sono quasi tutti barbecue. E ripeto, la Ross non può. Ma il tuo problema è che sei vegetariana, perché sennò qua trovi a ogni angolo, capite? Il problema è quello. Se no vedi qua i ravioli, però avevamo detto. Guarda che qui c'è un botto di roba, vedo. La nostra missione di oggi è no carbo, no zuccheri. Quindi staremo a vedere. Sia carbo che zuccheri. Ah, era anche lo fritto la missione. Di qua o di là? Non so dove si destra, di qua? Di qua. Ah giusto, era no carbo, no zuccheri, no fritto. Cioè non mangiare oggi, praticamente. Perché io non ho capito, cioè dicono che la cucina coreana è super super healthy. Cioè a parte sì, ok, le cose a base di riso, tipo il gimbap, che non c'è nessuna salsa strana. Però non ci sono latticini, ma sì, ce ne sono pochi effettivamente. Però cioè o vi mangiate il barbecue, o vi mangiate il barbecue, ma anche lì, cioè hanno quasi sempre il maiale. E comunque è una carne grassa. Cioè il pollo tipo non lo mangiano. Letteralmente mai visto pollo. Quindi boh, non lo so, sono perplessa, buonissimo, io adoro tutto. Io però voglio provare il. Ci siamo fermati in questo posto che fa i bagel, giusto per, non so, cambiare oggi. Che cosa ti stai applicando? Ti piace questa? Ce la consigli? Che sì, marca dai. È? Green Green. Cioè te la metti sopra. Quella da tappare sopra al fondo. E devi un attimo lavorarla però. Ah, c'è dell'impegno quindi dietro. Sì, altrimenti diremo con le ghiacce bianche. Ok, non è una cosa velocissima. Devi un attimo miscelare con. Che poi vi giuro, allora, una ciotola di bibimbap quant'era? 5000 won. Che sono letteralmente 3 euro. Questo non lo so neanche quanto abbiamo pagato. Onestamente, io ho pagato tipo 23000 won. Che è quanto abbiamo pagato per un pranzo in quattro, tipo dal coreano, quindi se venite in Corea mangiate solo, solo coreano. Ora perché noi eravamo disperate abbastanza e non abbiamo fatto colazione, perché altrimenti sì, è molto meglio. Ok, ho capito perché mi ha fatto pagare di più, perché io volevo l'insalata quella di cavolo nel pottino piccolo e lei ha capito questa che stava vicino, quindi niente, sì, questo è un pasto a parte praticamente. Quindi dai. Quindi due persone ci mangiano con 23000 won. Venute da Daiso. Qua è gigante, ovviamente c'è tutte cose per la casa eccetera. C'aveva un sacco di robine. Ah, ovviamente poco, quindi poi vi faccio vedere tutto quanto. Sì, siamo ripassati ancora da Olive Young. È tipo una droga praticamente. Adesso dobbiamo andare verso la torre per riunirci insieme alle altre. Stiamo per andare alla torre e prima dobbiamo prendere ovviamente questa sorta di funivia. Ok, questo qui è il posto. Ci sono due opzioni: o salite e scendete a piedi, o salite e scesa sempre con questa sorta di funivia. Ovviamente quello abbiamo scelto. Sentite, basta sentire i nostri fiati. Ok, questo qua è il bigliettino. Questo è il prezzo per tre andate e ritorno, quindi dividetelo per tre. Io non lo posso fare. Allora, è un po' piena effettivamente. Terrore. Ho paurissima. È un pelo piena e credo che i suoi migliori stiano lì davanti. Oh, però si vede anche qua. Guardate che figo, c'è questo coso al centro molto Namjooning around. Esatto, io per sicurezza entrerei nella. Non noi. Questo è l'unica cosa che può farmi magra in Corea. Questo specchio. Ah no, dai. Lui adoro, molto carino. È fighissimo, cioè è proprio un gran figlio. Oh dai, guardate che carino comunque. Molto curato, là c'è un piccolo palazzettino. Eh sì, che pensi? Vedete quando vi dicevo l'altro giorno, non so se avete visto il vlog dove eravamo al Palazzo Reale, che
l'80% della Corea è composta da montagne? Cioè voi immaginate, perché praticamente Seul è gigantesca e le montagne comunque si vedono in tutto ciò. Cioè, tutto qua e tutto intorno, ovviamente. Che meraviglia, comunque. Questa, appunto, è la torrina. Chissà da che parte è il nostro hotel. Lì. Ah, è tipo lì. È lì. Chissà dove sono adesso i BTS in questo momento. Guarda lì. Lì. Guarda, lo tagliamo insieme. Ah. Ora dirò una cosa super cringe, ma per la prima volta non sono io sotto a loro, ma sono loro sotto di me. Pianti, dai, scusa, ma potevo dire una cosa cringe in tutto il viaggio? Una me la permetti? Una? Beh, voglio mettere la kombucha nell'acqua, posso? Cioè, hai una lista di 10 cose da fare? Sì. Salire sulla tower di Seul per mettere il kombucha nell'acqua. Berry, proviamo berry. Ah, ne preso un altro gusto, io pure ho cambiato. Io non ho preso pesca, però forse la volevo prendere anche pesca. Io ho preso, no, il limone secondo me è più buono. Ma guarda quanto hai presi. Eh sì, per forza. Ma questo mai quando andiamo da Olimpiadi. Quest'estate, perché così ti tengono un po'. Ma tanto non scadono. Ho provato questo allora, con l'ananas. Wow. Allora dal vivo è un po' più buio, ve lo vedete più luminoso. Però è tutto il percorso prima di salire sopra alla tower. Dai, ti prego, stanno avanti. Dai. Dai. Che bello. Dai. Dai, l'ho detto, dai. Questo è il pezzetto della torre. Questo qui è il piano di sopra e un'altra delle cose fighissime è che come vedete ci sono scritte le varie città in base a dove state guardando la finestrella, diciamo. E guardate cosa ho trovato, aspettate. Busan. Ora andiamo a cercare l'Italia. Roma sta letteralmente al lato opposto della Corea. Adoro. Io sono stufa perché sei una persona incoerente, ce lo capisci? Però felice probabilmente, per piccoli momenti. Piangerò, io così a casa, cena, io a casa. Io che guardo cucina. La live stanotte alle 4 di mattina, lei senza la cucina a casa tua. A piangere, mentre la stanza al buio. Con la music box di Spring Date. Che mi fa piangere ancora di più. Giustissimo. Comunque qua c'è la sezione timbri, cartoline. Wow. Abbiamo fatto un nuovo tatuaggio a Seul, sì. Oddio, sarebbe fighissimo tatuarsi questo, dove se lo siamo fatto. Io mi brutto un po' qua, sincero. È così sul momento, capito? Siamo uscite qua con la metro, sarebbe Yongsan Station, dove c'è anche qua la stazione, centro commerciale, e lì Hype. Mi si sono attappate le orecchie a andare su sta torre. Non riesco ad andare avanti nella mia vita dopo di ciò. Comunque, veramente, tutto questo effort soltanto per fotografare un banner che ho trovato su Twitter, che potevo salvare la foto. Però ho detto, ti pare, sono qui. Che fai? Non lo fai. Per questo, per riprenderlo per voi, giustamente. Dai, guardate, è troppo bellino. Troppo bellino. Allora, non mi chiedete perché sotto la Hype ci sia una palestra. Ci riesco. Dai. Te lo giuro, le mie braccia. Vai. Chiudi. Chiudi. Che non so uno quanti chili siano, Un chilo forse. Te lo giuro. Dai. Te lo giuro. Quattro troppo. Questo puoi farcela, metti da uno. No, dai, brava, prova uno. Devo fare? Devi solo portare. No, metti così. Brava. Ok, tira su. Vabbè, dai. Ah! Guarda la light sporting. Ti giuro, a me sta cosa mi aspetta. Ma perché c'è una molestina? Questo. Cioè, carino, curato il posto. Perché? Non lo so. Io così ho. Veramente, vorrei sapere di chi è stata l'idea. Al See You, dietro la Hype. Se chiedete, vedete, abbiamo letto questa cosa, abbiamo detto, Timoney. Comprare subito, no, abbiamo detto. Noi ho comprato la carta. Noi abbiamo appena ricaricato. Abbiamo appena ricaricato. Ora, ricaricato. Ce la facciamo, me lo non lo so, però questa vedi che è più piccola, perché secondo me va dietro il telefono. Vabbè, la prossima volta, nel senso, l'abbiamo. Dobbiamo caricarla. Vabbè, intanto usiamo quella che abbiamo, questa sì. Poi, cioè, ok, lo spreco, ma fino a un certo punto, ok? Allora, sono qua sotto, non so bene come riprendermi, quello è l'unico posto dove appoggiarvi, anche se c'è tutto il casino della valigia. Comunque, siamo rientrate in hotel, arrivate sane e salve. Ora, prima di uscire a cena mi do giusto una ripassatina al make-up e poi andiamo a cena, già nel posto dove siamo state appunto la prima sera. Devo
finire di fare la copertina. Il problema di stare qui è ovviamente il fuso, che noi lavorando e facendo dei contenuti per le persone italiane, giustamente dobbiamo aspettare determinati orari per pubblicarvi le cose, e che per voi sia un orario giusto in Italia. Quindi praticamente noi lavoriamo di notte, però ecco perché voi mi vedete che sto dormendo poco. Poi io e Rosalba, diciamo, siamo un po' un caso a parte, perché giriamo anche più del dovuto. Magari a volte le altre ragazze tornano in camera e montano i video, le cose, invece noi a mille da una parte all'altra. Preferisco togliere del tempo al sonno, che so che è importante, però preferisco toglierlo a quello piuttosto che a non vedere la città, e quindi poi io di conseguenza lavoro di notte. Dovrei fare un calcolo totale di quanto ho dormito questi 10 giorni che sono stata qui. Tra l'altro ci stiamo organizzando, perché me lo chiedete tutti i giorni, ci stiamo organizzando con la personcina speciale, amico, che vive qui, e per fare una cosa molto carina, quindi vedrete, non vi preoccupate, vedrete. Detto ciò, appunto, mi sono pettinata i capelli, che è uno dei requisiti fondamentali. Tra l'altro mi è venuta una vescichetta dietro al piede, solo che ho dato la busta prima a una delle ragazze del team, e così non la portavo indietro, insomma, mentre che siamo state alla Hybli. Potrò prenderle soltanto dopo, presuppongo, però vabbè, insomma, questo è. Tra l'altro avete visto, abbiamo trovato anche la carta della metro dei BTS, vi giuro, ero sicura, sicurissima che esistesse, ovviamente, però ho detto vediamo. Quando l'ho letta sono uscita fuori di testa. Giustamente non sono l'unico gruppo che ha la Corea, ci mancherebbe altro, però sapete, no, il periodo, quello che è. Quindi appena vediamo qualcosa noi subito ci facciamo. Siamo veramente facilmente, molto facilmente acquistabili. Voi non avete idea, però la maggior parte veramente sono tutte cose skincare, perché le trovo principalmente qui. Sono dei prodotti più che validi. Volevo provare un po' di cose magari che di solito non si vedono, tipo Eleonora mi aveva detto che aveva trovato questi sorta di patch riscaldati. Ti avete presente quando vi stirate un muscolo e magari vi fa male la schiena e vi dicono di mettere quelle fasce che si autoriscaldano? Ecco, loro le vendono per la gola, quindi l'ho vista oggi e ho detto prendere. Questo qui è il locale che vi dicevo, e non so come altro potete trovarlo se l'ho scritto così onestamente. O comunque sempre questo qua davanti mette sempre Deck Death. La sera è veramente troppo bellina. Quindi ora ci mangiamo tutte le cosine buone. Ma poi sono buone anche i banchang, questi qua. Questo cos'è? Ci sono anche le perilla lips. Quello era il granchio con marinato. Quello è il kimchi. Kimchi e kimchi. La zucca buona. Ok, Ele ha trovato il profilo del ristorante. Questo qua, segnatelo, salvatelo, perché è buonissimo. Segui subito, immediatamente. Sono tornata in stanza per un altro P-stop. Più che altro dovevo appunto prendere la busta delle cose, tra cui vi dovevo far vedere questi qua, che sono i patch, quelli per riscaldare il collo. Abbiamo prenotato una cosa da fare il 14, che è il nostro ultimo giorno intero qui, ed è il giorno in cui il brand con cui siamo appunto ci lascia tutto il giorno libero, quindi poi vedrete che cosa andremo a fare. Detto ciò, adesso appunto lasciamo le cose, siamo tornati un attimo in stanza, e io, Ele, Gloria e Ross andiamo al karaoke, perché ovviamente vieni in Corea e non vai al karaoke. Voi sapete che è una delle cose appunto principali anche lì della loro cultura, fare il karaoke. È una cosa che fanno molto spesso, ce ne sono tantissimi, quindi adesso vedremo quale andare. Se venite con amici, veramente, Hyundai è penso una delle zone migliori in cui stare. Hanno fatto veramente un'ottima scelta quelli del team, perché c'è veramente la qualunque per i giovani, è perfetta. E speriamo oggi di non tornare troppo tardi, ecco, perché io sì, devo un attimo recuperare. Tutto ciò, a parte aver cambiato il mio sfondo, molto carinello, sono le 11:10, quindi vedremo. Niente, abbiamo provato l'ennesimo photobooth con la canzone di BTS sto giro. Vai, stampaci. Teletubbies, cioè c'erano i cerchietti di Teletubbies, per favore. Troppo carinelle, pastellose. Training sicuro. Wow. Ci prendono domani sicuro. Domani 9:15 giù. Thank you. Ok, sono dato il numero della camera, copri i microfoni. E la salina. Stai cercando le Blackpink? Però perché non hanno l'intervenzionale? Ci siamo fatti metterla. Hai ragione. Come Maria. No.
succedendo tutto questo. Oddio, ti prego, tu sì. È l'unico titolo che cambiamo. Eccoci qua. Copyright a secca qua proprio. Vai. Io non, no, sinceramente Larry Go mi meritavo, cioè, comunque, onesto, 40 anni, c'è onesto. Regalato mezz'ora totale. No. Io sto guardando proprio nella camera letteralmente sopra la mia, che fa la tinta ai capelli. Perplessa, amica, vuoi una mano pubblica? Ma perché sta facendo mezza tinta e mi faccio un po' di giacca? Con la maglia di cielo. Ok, sto finendo di vedere la diretta di Ross mentre mangio biscotti. Ho trovato dei gesti al cioccolato anche in Corea, cioè combattimi. Detto ciò, comunque io devo ancora farmi la doccia, mi devo struccare, devo montare il video. Direi che vado a dormire. Detto ciò, mentre l'amica parla di sottofondo, noi ci vediamo domani. Domani è una giornata molto particolare, quindi sperando che non piova, perché dovremo fare delle belle cosine. Quindi vi aspetto domani.